lei è responsabile dei lavori pubblici del comune di Nicola Antonio. Ecco, ho notato. E ho svolto le funzioni di responsabile del procedimento insieme all'architetto Biancatelli, abbiamo ideato e quindi realizzato questo intervento di manutenzione straordinaria di quest'area per un investimento di 100.000 euro complessivamente, finanziato con un mutuo che il comune ha inteso fare con la Cassa Depositi e Prestiti, proprio con l'intento di valorizzare e recuperare quest'area che è un'area centrale, però nello stesso tempo era in uno stato di quasi completo abbandono. Non so se l'architetto ha già spiegato che tipo di intervento ha effettuato, comunque è stato mirato proprio a recuperare le vecchie gabbie dello zoo che erano completamente arrugginite, erano fatiscenti, per realizzarci proprio degli spazi espositivi per un'arte creativa di questi vari artisti che partecipano annualmente a questa manifestazione. Vorrei ringraziare proprio l'architetto Biancatelli, perché oltre che architetto è anche un artista che si diletta a esporre e quindi a produrre opere d'arte, e anche l'amministrazione che ha creduto in questo investimento, in questo intervento che oggi inauguriamo. Ecco, è un'area sicuramente molto bella, che è stata riqualificata, anche perché offrirà tante opportunità, anche mostre e altri eventi culturali. Ci sono anche altri luoghi dove bisognerebbe intervenire? Ma guardi, se vede qua in giro l'area è vastissima, diciamo sotto la passeggiata orientale il comune ha un'area enorme, a verde, è veramente una zona molto bella dal punto di vista panoramico. Purtroppo negli ultimi anni non è stata curata nel modo in cui doveva, per mancanza di risorse chiaramente, non per mancanza di volontà. Quest'area quindi va recuperata allo stesso modo del vecchio zoo, sistemando i vialetti, sistemando il verde che insomma ha bisogno di cure, proprio per attirare i cittadini a venire a usufruire di questa bellissima zona, che forse è un po' dimenticata ma che è centrale e che veramente è un valore aggiunto per Ortona. Ecco, sicuramente, come dicevo prima il signor sindaco D'Ottavio, è stata una bellissima idea collaborare anche tra le varie forze politiche, ha cambiato l'amministrazione, però c'è un continuismo al rilancio del territorio, quindi gli ortonesi saranno molto contenti di questi interventi e auguriamo all'amministrazione di continuare in questo modo. Senz'altro, io sono un tecnico, non sono un politico, non posso entrare nel merito, però giustamente c'è stata questa continuità, bisogna dare atto che l'intervento è partito con la vecchia amministrazione Fratina ed è stata completata e quindi inaugurata con l'amministrazione d'Ottavio. Ecco, ringrazio il nostro amico di Ortona di Nicola Antonio, e invitiamo ancora di continuare in questa direzione. Senz'altro, grazie. Saluto tutti gli amici di San Vito Vela e potete seguirci anche attraverso YouTube.